Oggi la Task Force Pandora viene presentata alla cittadinanza e ad altri studiosi. Cosa è emerso dai vostri incontri? La situazione che è emersa appunto è una situazione non così come viene descritta, nel senso che quell'allarme mediatico in cui appunto le persone sono tra l'altro disorientate, oggi cercheremo di dare appunto la dimensione esatta di questo che viene definito allarmismo, ma alla fine c'è una preoccupazione perché effettivamente c'è un inquinamento e ci sono delle contaminazioni, ma cercheremo oggi a Città della Scienza di dire e di descrivere questo problema. Non abbiamo al momento in Campania alcune epidemie di tumori come da più parti si va dicendo. Quindi il biocidio in Campania esiste oppure no? No, io eviterei di parlare in termini scientifici utilizzando delle affermazioni così generiche che sono più da stampa di facile consumo, da gossip che non da dati scientifici. Noi chiediamo che tutti passino dalle opinioni ai dati e quindi chiunque voglia parlare di cancro in Campania porti a supporto di quello che dice i dati che dimostrano. Io ripeto, non c'è alcuna epidemia di cancro in Campania, sono alcuni tumori in aumento, il colon retto e la mammella è in aumento il tumore del testicolo, ma questi tumori sono in aumento anche a livello nazionale, quindi non c'è uno specifico Campania, c'è un dato regionale in linea col dato nazionale. Il progetto è un progetto comunitario finanziato dalla Comunità Europea, è un progetto LIFE Ecoremed che è iniziato nel 2012. I risultati che tutti possono vedere scaricando i dati dal sito sono sorprendenti per quello che è questa ondata di panico collettivo che si è scatenato. Cioè abbiamo dei livelli di inquinamento nell'agro aversano che sono purtroppo, lo devo dire, quelli tipici delle aree fortemente urbanizzate e fortemente industrializzate. La Campania non è una regione fortemente industrializzata e quindi questo suo adeguarsi alla media nazionale in qualche modo non sia un buon segnale. Certo, il problema è che il fattore di rischio per tumore non è soltanto l'industria. L'industria è uno dei fattori di rischio oncologici, cioè il rischio occupazionale, ma si diceva nella conferenza che i fattori di rischio sono essenzialmente, principalmente, abitudini e stili di vita. Adesso è stata aperta un'inchiesta sulla potabilità dell'acqua in Campania. Qual è la sua prima reazione? Lei cosa si sente di commentare? Non so, devo un attimo guardare bene ora l'inchiesta perché l'ho appena saputo. Io posso solo dire una cosa, spero che questo non sia un ulteriore dispendio di risorse ed energie su un campo inutile da indagare, quando a mio avviso ce ne sono di altri molto più seri su cui bisognerebbe indagare, perché mi creda, sulla qualità dell'acqua distribuita dagli acquedotti pubblici in Italia a mio avviso non ci deve essere nessun dubbio. Noi ci domandiamo a che senso ha parlare di bonifiche se qua si continua a bruciare tutti i giorni, cioè il discorso che faccio da sempre anche sul blog, così come sui pacchetti di sigarette c'è scritto che il fumo provoca il cancro e che è dannoso e fa male, immaginiamoci i fumi di copertoni, di Eternit, di rifiuti speciali combusti, e qua si sta continuando a bruciare. Avete analizzato anche i prodotti agricoli? Abbiamo iniziato da pochissimo, quindi abbiamo 60 analisi. Ad oggi posso dire che di questi 60 campioni analizzati nessuno è risultato contaminato.